Ciao a tutti amici di Formula 1 in generale, benvenuti in questo nuovissimo video. Si è conclusa la sprint race che ha visto come vincitore Max Verstappen, secondo Charles Leclerc, terzo Sainz, quarto Russell, quinto Perez, autore di una straordinaria rimonta dalla P13 dopo che gli è stato tolto giustamente il tempo di qualificazione nelle qualifiche del venerdì. Sprint race partita col botto, subito duello tra i due della Ferrari. Un duello senza esclusione di colpi, un duello pulito, che però ha avuto, dove Leclerc appunto ha avuto la meglio. E tra l'altro a fine della sprint race ha affermato che in quel frangente lui stesse appunto gestendo la gomma per provare magari un attacco successivamente, cosa che poi non è successa. Quindi ha invitato domani alla calma, perché evidentemente pensano che domani si può vincere o comunque si può attaccare Verstappen comunque aveva un ritmo, un gran ritmo, ma lo aveva anche Leclerc. Infatti certi giri sono appunto in fotocopia, il giro veloce l'ha pure fatto Leclerc. Diciamo che le prestazioni delle due macchine sono quasi equivalenti. Diciamo che comunque la Ferrari ha portato degli sviluppi da Silverstone, il nuovo cofano motore, l'ala che ha debuttato in Canada, comunque ha portato degli aggiornamenti volti appunto a migliorare l'apertura in DRS e quindi avere una capacità operativa maggiore che serve appunto nei sorpassi e nella difesa, nel poter attaccare eccetera eccetera. Aggiornamenti che in parte, devo dire, anzi anche senza in parte, aggiornamenti che comunque stanno funzionando. Vedremo un po' il corso degli sviluppi. Mercedes porta sviluppi su sviluppi, il budget cap per Mercedes non esiste, tra virgolette, questa è una battuta di Binotto. Sviluppano la macchina, adesso sembra funzionare, sembra appunto avere un qualcosa, anche se Russell si è un po' trovato nella terra di nessuno. E segnalo anche un Mick Schumacher che si è difeso benissimo su Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, una difesa appunto anche aiutata dal DRS di Magnussen, che però comunque ha messo in risalto le qualità del pilota tedesco, che anche se poi comunque alla fine della fiera ha dovuto cedere la posizione. Diciamo che Hamilton poi alla fine è riuscito a passarlo, però comunque gara solida di Mick, abbastanza competitive le Haas, a sorpresa male le Aston Martin, Vettel si gira con un contatto, diciamo che comunque non vivono un bel periodo. Pronostici per la gara: domani sarà una gara equilibrata, una gara difficile, di difficile lettura, perché siamo lì, le prestazioni più o meno si equivalgono, diciamo che sarà un po' difficile, ecco. Vi invito nel gruppo Telegram qui in Calce, vi invito a leggere gli ultimi articoli del sito www.formula1ingenerale, dove i ragazzi appunto parlano di tecnica, di tutti i team radio, di tutti i retroscena. Diciamo che comunque i ragazzi fanno un lavoro magistrale da questo punto di vista. Quindi vi lascio tutto qui in descrizione. Io vi saluto e ci becchiamo al video di domani post gara. Ciao ragazzi!